il cocco della maestra, Dario, lo studente Monello. Siamo nella classe di una scuola media e può entrare la professoressa di italiano, la professoressa Tosca. Buongiorno. Professoressa, buongiorno. Allora, io sono la professoressa di italiano e vengo dalla Puglia. Ah. Mo io mi domandano, devo arrivare alla cattedra. Certo, perché deve sistemare le sue cose sulla cattedra. Certamente, ce la faccio, aspettate. Che zona della Puglia è, professoressa, lei? E io sono di aspetta. Intanto ci sta pure la porta. Ogni tanto mi uscirà un po' di napoletana. Ah, perché è nata in Puglia ma cresciuta a Napoli. E tengo la mamma. Ah. La mamma napoletana. Ah. E papà varese. Ah, bene. Hai capito? Ah, piano piano, piano piano, chi va piano, va sano e va lontana. Però professoressa, lei si deve... Professoressa! Lei si deve togliere il cappotto, professoressa, e appenderlo. Certamente, certamente. Adesso se mi sente lino banfi, mi dà una mazzata in fronte, mi dà da questo pugliese che mi è uscito. Tra capo e collo. Tra capo e collo. Allora, intanto buongiorno. Buongiorno, professoressa. Eccoci qua. Noi dobbiamo mettere... Appenda pure il cappotto lì nel... Lì, come sempre. Ecco qua, ecco qua. Ecco bravo. Ogni mattina le fai gli stessi gesti, diciamo. Ma sono molto felice, molto felice. Devi andare a cancellare quello che c'è scritto nella lavagna perché tra non molto entrano gli alunni e devi iniziare la lezione. Ma non ho tolerato. Santa Vergine Maria. E mo ci facciamo, piano piano. Un po' napoletano, un po' barese. Ci arriviamo. Allora, ecco qua. Brava. Così quando vengono i miei alunni, Madonna Dolorata, Madonna Dolorata, e faccio pure un poco sulla porta. Ragazzi, guarda! Essere terribile, vabbè. Torno! Esattamente, torna alla lavagna perché sta cancellando. Alla postazione. Un poco bairese, un po' napoletano, un po' francese, si capisce perché sto francese. È uscito così. Ecco. Attenzione perché mentre lei, prof, sta cancellando alla lavagna, suona la campanella. Sta per iniziare la lezione. E comincia la lezione. Attenzione, professoressa, perché stanno per entrare i ragazzi. I ragazzi sono Maurizio, che è il copione, e Biagio, il cocco della professoressa. Buongiorno! 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 È permesso? Buongiorno! Buongiorno! Allora, ragazzi, intanto, per piacere, Maurizio, siedete subito! Toglietevi il cappottino. Forza. E appendete... Io ho messo tutti i libri nella cartella, ho preparato tutto quanto stamattina, ho fatto anche colazione, ho fatto la doccia ed eccomi qua. Ma non è troppo bello! Anche io ho fatto colazione! Anche sono morto! Che dobbiamo fare? Forza! La cartella la... La cartella la portate al banco, ma il giubbino lo dovete appendere. Devi togliere il cappottino, lo devi appoggiare all'attaccapanni, sei un discolo! Io lo voglio bene assai, lo voglio assai! Maestro, mi aggredisce! No, ti volevo dare una... Sì, ordine e pulizia, forza! Venite subito a sedervi ai bancarieri! Devi levare il cappottino! Appendi il cappottino, bravo Maurizio! Quello è il mio posto, professoressa! Al centro! Il tuo posto è in basso, e invece il copione sta al centro, perché deve sempre copiare da chi sta a destra e a sinistra. Fammo copiare, Però guarda, quello è così bravo che non scivolate neanche una volta e tu scivoli sempre. E com'è possibile questo fatto? Io non sono... No, perché... È come se... Ecco è che qua. Lui ha una certa inclinazione alle scivolate. Ma come si fa con la sedia adesso che scivola? Ecco fatto, io sto comodissimo. Allora, professoressa, come professoressa, ogni mattina un attimo fa l'appello, deve fare l'appello. L'appello. La professoressa deve fare l'appello in allora se manca qualcuno, si può dire.
Ma sei un deficiente, l'appello si fa in tutte le brave classi. Allora, ecco, ragazzi. Guarda qua che tengo qua sotto. Facciamo subito l'appello. Ecco, fate. Bravo. Hai copiato, ha copiato lui stavolta. Sono, ahimè, ahimè. Ha copiato lui stavolta. Ahimè, professoressa. Mi è scappata la copiata. Il primo è Biagio Izzo, c'è sta Biagio Izzo? Presente. Bravo, troppo bravo, questo bambino. Vabbè, è Biagio Izzo. È il cocco della professoressa. E basta, chi ci sta? Io ci e gli hai so pure io, casa grande. Uffa, e dobbiamo nominare pure l'altra alunna. Per forza, insomma. Allora, ci se sta... no poi mi metto l'assenza. Esatto. E ci sta pure Maurizio Casagrande. Professoressa, adesso scriva alla lavagna la poesia che i ragazzi devono imparare e commentare. La poesia di Lorenzo il Magnifico. Siamo comodi, così. Lorenzo il Magnifico nacque tanti anni, sono preparatissimo. Lui era magnifico. Questo lo sapevo anch'io, infatti, che era magnifico. Non è perché tu copi bravo. Era Lorenzo, dico io. Scriva, professoressa, quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuole essere lieto sia di domani non v'è certezza. Io vedo la professoressa addosso. Professoressa, queste sono molestie. In un'altra vita riusciremo a scrivere tutta questa frase. Mamma mia, com'è grande questo gesto. E basta, ragazzi, non facciamo questa allusione. È un gessotto, non è un gessotto. Gessotto, vabbè, professore. Mi state affezionando. Quanto è bella giovinezza. Quanto. Ma un po' più piccolo, no? Hai visto? E infatti cattivo e sei caduto. Ti fai buono. Ma quello è troppo buono. Io poi mi stanco. Professoressa, a un certo punto io mi stanco. No, perché lui sei inchiodato a terra. Come devo dire? Mi sono il trucco! Mi sono puntellato! Ecco, adesso lei, professoressa, decide chi deve andare alla lavagna a finire la poesia tra gli alunni della sua numerosa classe. Allora, siccome Biagio è un ragazzo troppo bravo, troppo buono e troppo intelligente. Io studio sempre, professoressa. Chiamiamo a casa. E come ci vai alla lavagna? Ma professoressa, mi sta troppo addosso. Ma non si è fatto neanche la doccia stamattina. No, non si è fatta la doccia. Sì, io sono ripetente, vado a marci indietro. Quanto è bella giovinezza. Giovinezza. Quanto? Giovinezza. Parli italiano, si capisce? Devo scrivere quanto è bella giovinezza. Sì. Giovinezza. Quanto è già scritto? Quanto è scritto? Esatto. Anche la E c'è. Quanto è No! No. Che ridere! Che ignorante! Che ignorante! No, era l'accento! Ma che ignorante! È così! Non so scrivere! Ma quanto è bravo! La professoressa l'aveva già scritta, non sei attento, copione. Io suggerirei l'inserimento nel mondo del lavoro. Io consiglierei l'inserimento del gessetto, se non la finisce. No, è un gessotto. Quanto è bella giovinezza. Quanto è bella. Questa è proprio un ciucciabestia. È la pecora, che bella. Il lupo ululo, la pecora. Sì, c'è la doppia. C'è la doppia. Ecco fatto. C'è la doppia. Ma non all'inizio. Ma al centro della parola. Ma non la potevi scrivere che io copiavo. Inserimento nel mondo del lavoro. Allora, è bella. Qual è il significato intrinseco
Cioè, io mi domando, no? Questo Lorenzo Magnifico, ma che cosa voleva dire con questa cosa? Chi lo sa, che... Maurizio, che oltre a essere copione, insomma, è anche bravo, potrebbe addirittura tradurlo in inglese, questo quanto è bella giovinezza. Sì, come dopo faccio questa poesia, adesso la facciamo in inglese. Esatto, perché le lingue sono importanti. Le lingue straniere sono importanti. Quella straniera, questa è napoletana. Allora, quanto è bello, quanto è bello, come si traduce? Come si traduce? Quanto è bello? No, in inglese. That's bell. Aiutami, Justine. Beautiful. Justine, in inglese. How beautiful is you? How beautiful is you? Hi, beautiful. Bravo. Tanto, ripeto. Non lo scrivo. Lo scrive. Hi, beauty. Ma mentre voi state studiando, arriva il monello della classe. Non è possibile, non lo sopporto. Sta arrivando chi incredibile. Dario, il bambino monello, il più monello della classe. Eccola. A quest'ora si arriva. Con monopattine. Per il MES. Non ho capito. A quest'ora si arriva, Dario. Che ha passato? È motorizzato. C'è motorino. Vedi come ci sale qua sopra con motorino. Vai a fare a camminare. Vai. Sali, sempre. Vai. Sala rallentatore. E c'è un pezzo pure a Dario. La professoressa si arrabbia, non si entra in classe con il monopattino. Digli di metterlo nell'armadio. Dario? Sì? Ma che sei pazzito? Metti subito il monopattino dentro l'armadio. Hai sentito la maestra? Forza, ma questo sei pazzito, sto ragazzino. Dentro l'armadio. Dentro l'armadio, non si entra in classe con il monopattino. Ma che dobbiamo fare? Ok. Vieniti subito. Sì. A sedere. Prima di sederti, levati il cappottino. Leva il giubbottino e appendilo, come hanno fatto i tuoi compagni di classe. Vieni subito alla lavagna. Un giubbottino, disgraziato. Forza, fai veloce. Su, e qua abbiamo già cominciato la lezione. Allora io mi tolgo dalla lavagna. Sì. Ecco. Tu torna a sederti adesso anche da. Dario si siede sul suo banco, che è quello in alto, vicino alla maestra. Veloce, qua su. Aspetta. Allora, abbiamo già incominciato la lezione. Sì. Adesso tu devi tradurre questa poesia. Sì. Professoressa, mi sto sedendo, una mezz'oretta e sono pronto. Aspetta un attimo, che non riesco a... Ecco, basta. Siediti, Dario, sedetevi tutti. Sedetevi. Ragazzi. Adesso la professoressa chiama il suo cocco e gli chiede di recitare la poesia vicino alla cattedra in alto in piedi. Adesso verrà Biagi, che è troppo bello, troppo bravo, troppo buono, e verrà a declamare la poesia. Vieni, Biaggiarella, Biaggiarella. Ero incastrato. Appena ho tolto il freno a mano, sono andato. Veloce, però, Lo so, padre, la coscia incastrata, ma ci sta un po' in piedi. Ma questo che è? Tutti seduti. Forza. Vieni qua, Biaggiarello. Eccomi, professoressa. Allora, Biaggiarello, fai sentire, ma la devi dire in inglese? Esatto, no, anche in italiano, no, bella poesia. Un'altra poesia. E mentre, tu reciti la poesia, il monello tira palline di carta. Era una poesia che la sua memoria e l'ho studiata benissimo. Ma mi spunta, professoressa. No, un po' di umidità. Io sono copione, però. Allora, una poesia. Allora, forza. Una poesia. Ed è... Ma c'è un cane, professoressa, ma non è possibile. Ma che è sta cosa? Ma che mi tocca? La professoressa si arrabbia, c'è troppa confusione in classe. Ecco. E adesso dice, vai a posto, perché adesso lei farà ovviamente un dettato. Allora, forza, vai a posto subito. Aspettate. Prendete la carta e la penna. Scusa. Avete preso la penna? Sì. Tenete la penna. No. Facciamo subito il dettato. Oggi però vorrei fare... Che è?
A lui è elettrico. Scusate. Che ecco sta? Ma che sta? Non capisco. È automatico. Ma qua dobbiamo scrivere. E che ne sai? Dove dobbiamo scrivere? Dario, su, non fare lo spiritoso. Ma questo c'ha l'aiuto tecnologico, non va. Allora, il dettato. Lo posso fare in cinese questo dettato? Lo può fare come vuole, professoressa. Ragazzi, siccome qua ci dobbiamo aggiornare, dobbiamo essere moderni, qua si deve parlare il cinese, tanto lo sapete parlare, no? Allora, Ninja Shamamins, forza, veloce, 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 veloce. Che dobbiamo scrivere? Dovete scrivere Ninja Shamamins, sì. Veloce, beh, veloce. Però scusate, io so copione, se non scrivono questi due, io che copio? E c'ha ragione, perdonatemi. Non si capisce che dice. Ma voi forza, scrivete, io veloce, copio. Veloce, veloce, Ninja Shamamins. Dario continua a disturbare il Monello. Dario, basta, no, Dario, basta, nota ba, no, basta, Dario. Tu sei stancata, portalo, professoressa, portalo ma con la faccia niente al muro. E mettigli le orecchie d'asino che hai sotto la catena. Oh, Dario, sei stufato. Sei troppo cattivo. Vieni qua, subito qua. Ma subito, non sto fando niente. Non sto fa. Ma cosa dici? Stando. Vieni qua, signora. Ti faccio fare gli strascinetti tutta la giornata. Vieni va qua. Bene, arrivo, professoressa. Vieni qua. No, qua. E vabbè, fai ma lui sei veloce, tu devi far veloce, veloce. Vieni qua. Così mi eccomi, professoressa. No, però maestra, devi mettere le sedie a posto. Fide viva. Sì. Vieni qua, metti faccia al muro. Sì, faccia al muro. Tu sei una signora, capito Dario? Ma io... State zitto. Non è buono bene, eh? Ah, oh, questa è la signora. Ma è Pinocchio, Pinocchio. Che succede? Mentre adesso gli altri due, perché tu fai anche ginnastica, fanno un po' di ginnastica. Fagli fare un po' di ginnastica. Mamma mia, bella. Allora, tu faccia il muro. Sì. Faccia il muro. Forza, ragazzi, in piedi. No, io ho avuto la febbre, non la posso fare la ginnastica. Io sono nato così male che non è il caso di insistere. Sì, ho detto di far ginnastica. Dovete, un poco dovete ubbidire alla professoressa. Tutti in piedi. Dovete ubbidire alla professoressa. Sì. Aspetta, fammelo vedere. Allora, in piedi. Sì. Facciamo i esatto piega a me. Esatto. I chi? I piedi e la sedia se ne va. Aspetta. Tutti davanti al banco, davanti per favore. Davanti al bancariello. Venite davanti al bancariello. Forza, forza. Sì, davanti, e tu davanti alla catena e fate i piegamenti. Uno, due, uno, due, uno. Allo stanno i piegamenti. E avete fatto i piegamenti. Ecco qua. Forza. Tutti davanti ai vostri io banchi. Io me li faccio qua i piegamenti. Sì. In fila, mettetevi tutti in fila davanti ai tutti banchi. Tutti in fila. In fila dove? Là. Davanti ai banchi. Esatto. Davanti ai banchi. Scusa, passa tu. Tu devi copiare a me, perciò. Ma io non è che io... Devi copiare, io... Così. Allora, siete pronti per i piegamenti? Piegamenti? Ve li faccio vedere. Brava. Uno e sì. Due. Ah, sì. Uno e due. Bello. Fatti i piegamenti. Ah, fatti. Io voglio fare... Lascio, lo facciamo... Ti li posso fare a terra io? Mi piace. A te, si può fare pure a terra. Fa la terra. Fa la terra. Uno. Forza. Uno. Forza. Uno e due, ragazzi. Uno e due. Concentra. Ma che cos'è? Ma questa è una pizza. Ma stanno facendo... Mamma! Stanno facendo... Ma ecco che la professoressa viene chiamata un attimo dal preside, deve uscire. E raccomandi di fare i bravi in classe. Ragazzi! Si assenta un attimo, lei. Ragazzi, tranquilla, professoressa, faccio io il gioco del silenzio. Professoressa, c'è Lino Banfi che vi vuole. Ci sta... E presti, ma che mi ci sta professoressa, professoressa, cerca di... Adesso, se voi non mi aiutate, dopo abbuscate. Ecco, e io me ne vado, bella bella. Sinistra, professoressa, tante cose. È arrivato. Adesso, il primo che fa un poco di rumore, mi faccio fare capo il muro. E ce la facciamo da sole, non vi preoccupate, professoressa. Vado un momento dal preside. La professoressa esce. Esco, ringraziando Dio. Mamma mia, vado dal preside. Ragazzi, mi raccomando, adesso che la professoressa non c'è, Il Monello propone dei giochi folli. Prende la sedia e si mette in alto fingendo che sia un cavallo. E incita tutti gli altri a fare la stessa cosa. Vai, fai il cavallo, fai. Oh, cavallo, c'è le orecchie da asino, ma puoi fare il cavallo. Prendi, dai la sedia anche ai tuoi compagni. Vieni, non a mangiare i ganci. Io ce l'ho, me la sono portata da casa.
Dai, facciamo il cavallo. Sulla sedia? Io faccio una partita. Io mi marrano. Sono così fresco. Il mio cavallo è più forte di tutti. Un a cavallo de West. Però solo adesso proponi di giocare alla campana. Vedi che lì sul pavimento c'è la campana? Sì. La campana suona per i morti. Ma qual è sta campana? Quella lì per terra sul pavimento. La tringa da noi si chiama. Ah, campana. E lui non è di qua, straniero. Io chiamo questo qua. Campana. Fagli vedere come si gioca. Allora. Come si gioca? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Lo fanno anche gli altri. Prego, Maurizio, fai vedere. No, io devo copiare. Devo fare il mio... Fai il viaggio, fai vedere come ti spezzi una gamba e come sei. Facetelo pure voi. Si inizia dall'1, poi il 2, il 3, il 4, vabbè, il 3, è un numero crescente. Quella è la crescita, ti dovevano fermare a te. Vado! Adoro! Io scivolo! 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 Devi ricominciare da capo! Vai, vai, vai! Non ce la farò mai! Ma che è? Cos'è? È un asino da soma! Ce la fa? Io ho copiato! Bravo, fai la stessa cosa! Io copiato. Rientra la maestra e strilla a tutti tranne che al suo cocco, ovviamente. Tranne che a Biagio. Ma questo te combina, poco cattiva. Che cosa gli ha fatto il preside? C'ha questa voce così. Che cosa è successo? Qualcosa di brutto gli ha fatto il preside? Ho sentito che ce lo stiamo perdendo. Mamma, sei salvato, professoressa. Rimanevi chiusi dentro la porta. Quasi scillica. Ho sentito che avete fatto i discolacci, però... Il più bravo è sempre il Biagio, che va tenuto un pochettino a bada. Mi sono lasciato un po' trascinare, ma poi alla fine ce l'ho fatta, professoressa. Bravo, bravo. Ad un certo punto, visto l'orario, suona la campana. Oh. Perché la scuola è finita e tutti i ragazzi ballano per la gioia. Dentro. Tutti sulle scale!